C'è chi parla di due emergenze da fronteggiare, il coronavirus e la psicosi che potrebbe diffondersi, no? che potrebbe scatenarsi. Il governo poteva fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto? Ricordiamo che il capo della protezione civile è stato nominato in serata commissario speciale. I voli bloccati da e per la Cina. Insomma, l'Italia è all'avanguardia in Europa per le misure di precauzione prese, no? Io non penso che il governo potesse fare di più di quello che ha già fatto. Il vero problema, appunto, come abbiamo detto finora, e credo che su questo siamo tutti d'accordo, è che l'untore, autenticamente detto dal punto di vista politico, è proprio Matteo Salvini. Perché è lui che diffonde il morbo, un altro tipo di morbo, che non è il coronavirus. È la paura, ancora una volta, la paura. Che è l'unica arma che Salvini sa usare in tutte le circostanze. Chi pensava che l'esperienza del voto in Emilia-Romagna, la notte dei citofoni alla quale faceva riferimento prima il senatore Renzi, l'avesse indotto a qualche riflessione autocritica, no? Forse ho esagerato, ho superato un limite che non dovevo. Ora ha la risposta. Salvini conosce soltanto questa cifra, cioè investire sulla paura e alimentare, accrescendole sempre di più, le paure degli italiani. Aggiungo però una cosa rispetto a quello che diceva Beppe, che è sacrosanto, avrebbe sicuramente fatto una magnifica figura. Esprimo qualche perplessità in più sui suoi elettori, perché ho il timore che buona parte dell'elettorato di Matteo Salvini da lui si aspetta esattamente questo. Ed è questo che mi preoccupa, da cittadino prima ancora che da giornalista.